buona notizia con cui aprire il nostro telegiornale perché riguarda la viabilità dell'area metropolitana, notizia che si è materializzata proprio nell'ultima ora. Ha riaperto infatti la famosa galleria di Francavilla al Mare, che era rimasta interdetta ormai da mesi per il problema relativo al rivestimento delle pareti. Lavori ultimati dunque, e le macchine, come vedete da queste immagini da poco pubblicate sul profilo della sindaca Russo, stanno già transitando. Abbiamo proprio in collegamento la sindaca Luisa Russo, che la vediamo ecco qui proprio sul posto a testimoniare questo momento, diciamo tra virgolette storico, perché si temeva veramente che le cose andassero troppo per le lunghe. Allora, quali sono le ultime novità, sindaca? Sì, allora, da un'ora la Galleria San Silvestro è finalmente stata riaperta. Oggi è una giornata di festa, è la vittoria di Francavilla, ma della provincia di Chieti e di Pescara intere. Ho combattuto per 8 mesi dal giorno del crollo e della chiusura per rappresentare quali fossero i disagi enormi vissuti dal territorio, e finalmente siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, con qualche giorno di ritardo, con un po' di ritardo, ma in totale sicurezza. E di questo oggi voglio ringraziare ANAS, con cui ho avuto momenti di forte tensione ma anche di collaborazione, e la Procura della Repubblica, che ha immediatamente sequestrato il cantiere non appena ricevute le carte. L'opera è collaudata, in totale sicurezza, possiamo percorrerla tutti quanti. Ecco, quindi diciamo che l'estate in città viene alleviata da un peso che rischiava di gravare proprio nel momento più importante della sua offerta turistica. Assolutamente sì, il turismo era arrivato e c'erano dei disagi enormi in termini di tempi di percorrenza, quindi ricaduta sul tessuto commerciale e turistico, ma anche di inquinamento acustico, inquinamento ambientale. Davvero Francavilla era diventata invivibile. Da oggi finalmente questa riapertura consentirà di avere maggiore respiro, di consentirà a tutti di potersi trasferire da Francavilla a Pescara e i paesi limitrofi in tranquillità e con tempi umani e adeguati. Grazie, grazie sindaca, congratulazioni. Allora, buona estate naturalmente a Francavilla, ai tanti turisti e naturalmente anche grazie. Ai tanti pendolari che hanno in questo periodo insomma, dovuto fare altri hanno percorsi. Confesso. Grazie, hanno grazie. Tanto, grazie a tutti, grazie. Grazie.